Noel Illuder, to be Noel Illuder. Mamma mia, che bello non stare più davanti a quella. Ok, voglio quella di nuovo. Sei tu? Sono Giulia, ho 23 anni. Che faccia è Giulia? Quindi stavi salutando il niente, non ti vedevi neanche. Che cazzo è sta faccia, Giulia? Che cazzo hai trovato? Oh, Taurus Gold, grazie. Anni 23 anni, ma perché? Ma perché tutte le persone se le portano malissimo? Vengo dalla Liguria, provincia di La Spezia. C'è qualcosa di intelligenza artificiale nella sua faccia. E sono una studentessa di psicologia all'Università di Genova. E vado avanti a olio, sono un cyborg, non ho sangue. Non ho detto ai miei che farò un appuntamento al buio. Perché sono una ribelle. Mi sono dimenticata a dirvi che vado a Milano da una mia amica. Mi dispiace. Ma che cosa cazzo mi dice questo di te? Che dinamica vuoi creare? Non ho capito. Buonasera. Non ho chiuso la porta a chiave quando sono uscita. Magari mi rubano. Sera. Buonasera a lei. Ben arrivata. Grazie. Posso lasciarle il capotto? Certo, glielo prendo subito. Wow. Ha visto, sembra un lei po'... brilla. L'uccellino. I miei genitori sono... Che figa. Molto ansiosi e poi riprenderò la loro reazione. Allora... Ah, sei un influencer. Lei è la prima del tavolo. Quindi la accompagno magari per un aperitivo. Sì, intanto. Ci vuole. Ci vuole. Non so se mi sta ultra simpatico o ultra antipatico. E questa loro reazione finirà su TikTok. Antipatica. Marco, mi fai un CARRRRBONE carbone. Però non l'ho mai fatto, cioè è nato adesso, però ho capito cosa volevi. Grazie. Recruit Philly. Prego, la faccio accomodare da questa parte. Sui social io faccio principalmente scherzi ai miei genitori. Tipo non dire che stai andando in un posto. Soprattutto ultimamente a mio padre, però anche a mia mamma. Grazie. Gentile. Un dettaglio che ci serve, giusto? Grazie mille. Con mio papà è nata questa cosa della escort perché eravamo in vacanza insieme. Solo io e lui, io con questa pelliccia e mi stavo annoiando al bar. Quindi ho iniziato a segare tutti gli uomini che ho incontrato e ho fatto finta di fare l'escort. Mio padre ci è rimasto ultra male. Trovai tutto su TikTok. Ho iniziato a fare un po' di accento rosso, da. E ho detto, Paolo, tu hai pagato me, hai portato montagna, da. Ti piace stare con escort? Un semplice aperitivo. Mi sta simpatica sta persona. Tipo è diventato un momento. È fottuta nel cervello sta tizia. Non come quella di prima che dove... Vabbè, non è che si deve operare questa persona qua. Di grande divertimento. Oh, buonasera. Ah, ravishante. Ah, madame. Oh, molto che piacere. Mi sta simpatica. Mi ha abbastanza conquistato. Piacere mio. Che charme. Merci. Cresce una bollicina? Frizzantissima, come lei. Smettila però, non tirare la corda. Lei. Sono single ormai da quasi un anno. Perché se mi fossi fidanzata prima sarebbe stato solo un modo per tappare un buco. E cosa fa nella vita? Io studio psicologia. Scusatemi? Eccomi. Ah. Mi piace capire le persone. Ah, quindi lei le studia? Sì. E quindi lei studierà anche la persona che sarà appena arrivata? Soprattutto. Mauro, ma che cazzo domande fai? Gaming Space Hall ha lanciato 100 bits. Ti consiglio di riascoltare l'ultima frase. Ah sì, l'ho persa. La prima sarebbe stato solo un modo per tappare un buco. E cosa... Perché se mi fossi fidanzata prima sarebbe stato solo un modo per tappare un buco. E cosa fa? Vabbè, ma nel senso un buco emotivo. Nella vita. Io studio psicologia. Ah. Mi piace capire le persone. Ah, quindi lei le studia? Sì. Detto con la faccia meno studiabile del pianeta. Ah. Mi piace culo! Capire le persone. Ah, quindi lei le studia. Questo quest'occhio sta guardando il sole, questo la luna, è instudiabile. Sì. Ah, quindi lei studia, giusto? E
Quindi lei studierà anche la persona che sarà per arrivare. Soprattutto. Ma lei da che tipi attratta? Dal mio opposto. Vaffanculo, smettila di fare così. Ah. Nel vestire, nell'atteggiarsi. Lavoro su di San Pimpistrozzi, grazie per l'abbonamento. Non può funzionare fra influencer, mai. Non può mai funzionare fra influencer, hanno veramente sbagliato. Diverse piattaforme dove praticamente si vendono foto, video. Continua. Di te che scrivi libri, tipo foto, video di disegni che hai fatto tu. Io gioco molto sul vedo non vedo, perché lo trovo molto sexy. Buonasera. Buonasera. Ben arrivata, io sono Barbara, la maître. Lei è? Giulia. Vuole lasciarmi la giacca? Sì. Prego. Questo lavoro mi ha fatto trovare molto di... Vuole lasciarmi la giacca? Sì. Prego. La guarda. Questo la... La squadra. E poi si va per cazzi suoi chissà a pensare cosa. Chissà che pensa la psicologa. Ho fatto trovare molto di più una dimensione col mio corpo, che mi piace. C'è già qualcuno qui per lei? Ma che cazzo di, che vuol dire? Ok. L'accompagno. Grazie. Prego. Mi sento più attratta dalle ragazze, ma finisco sempre coi ragazzi. Vero? Quindi inevitabilmente va male. Ma perché? Ma perché oggi l'inclusività deve essere data con questa piccola dose di merda e di non inclusività? Vaffanculo, veramente. Allora, ciao. Ecco qui, buona serata. Quindi andrà bene adesso, giusto? Grazie mille. Perché si può fare il discorso contrario. Prego. Ciao, Giulia. Giulia. È perfetto. È un nome troppo utilizzato. Ed è per questo che non bisogna per niente stupirsi, per niente. Giocaci un attimo, un secondo, ridi e poi basta. Sono singola adesso da un anno circa, più o meno. Di dove sei? Lucca. No. Sì. Sì, è un posto, ci si può nascere, Dio bastardo, scusatemi. Studio a Genova, però la triennale l'ho fatta a Pisa. Vorrei diventare una psicoterapeuta. Bellissimo. Cioè? Sì. Ho avuto, non so, relazioni importanti. Una. Ok. Non gli è bastata. Okay. Una relazione è durata 2 anni, abbiamo convissuto. E niente. Poi non... Anche perché c'è stato un periodo che ero abbastanza incerta sul mio orientamento, no? Ok. Quando ero piccola sapevo che gli altri si innamoravano, ma io non lo trovavo possibile perché mi concentravo sugli uomini sostanzialmente. Sai come l'ho scoperto, lo vuoi sapere? Certo. Eravamo in un locale con una mia amica, mi fa vedere una e mi dice: quella è lesbica. Io la guardo e dico: no, ma io non ci andrei mai con questa. Invece, di questa mi sono proprio invaghita. E io che mi aspettavo una storia tipo, allora mi ha alzato, Poi quando capito. Che normale storia. La vuoi sapere come l'ha fatto? Sì, normalissimo, mi sono innamorata di una. Ah. Che invece con la donna potevo davvero innamorarmi, provare attrazione e tutto, allora lì ho cominciato a sognare. Ancora un video, Gret Maximus. Bravo, fantasticavo. Ma poi è sfociata in qualcosa? No, non ci ho mai parlato. Poi ho avuto qualche storiella. Fino a che non ho conosciuto la mia ex, che è stata la mia prima relazione. È sfociata nell'avere le idee più chiare. Vabbè, è servita. Ma dille che è una stupida testa di cazzo. Perché non glielo dici? Okay. Mi piacerebbe dopo questo appuntamento che i miei genitori mi guardassero negli occhi e mi capissero per una volta. Che cazzo di problemi hai con mamma e papà, Giuliana? La mia prima ragazzina l'ho avuta a 12 anni, quindi. Ragazzina? Ho una famiglia super aperta.
No, aspetta. I genitori mi guardassero negli occhi e mi capissero per una volta. E te invece? La mia prima ragazzina l'ho avuta a 12 anni, quindi ho una famiglia super aperta, quindi... Vorrei poter dire la stessa cosa dei miei genitori, invece i miei genitori sono molto... Spero che parlando del mio lavoro nel campo erotico, la persona che è dall'altra parte sia incuriosita. Allora, io ti ho detto che faccio la cameriera in una pizzeria, però ho anche un secondo lavoro. Lo tratti come se gli avessi detto lavoro alla NASA. Oddio, no, forse è troppo. Hai ragione. Troppo. Come se gli avessi detto, non lo so, faccio pizze. Minchia, se sia passata un miliardo a zero, ma che strana cosa. È importante fare le pizze, ragazzi, vivo le pizze. Lavoro su piattaforme erotiche. In passato mi hanno definita Bambi porno e devo dire che è carino come nome, cioè mi ci sento più Bambi che porno, però l'accostamento funziona. Tipo? Faccio la content creator, okay. Di base, quindi vendo contenuti, o in passato ho fatto anche la cam girl. Ok, volevo sapere solo questa specificazione. Sì, va bene. Mica se non sembra che vada bene un cazzo di niente. Gli episodi di oggi sono tutti disagianti, non ce n'è uno che mi convince.